informazioni che hai appena portato riguardo alla dichiarata dell'azienda in produttività dell'impianto. Poi magari con un occhio un po' strabico uno guarda che oltre a questo, certo, oltre a uscire dal mercato, magari c'è anche la possibilità di fare una bella speculazione. Questa non è una ragione industriale, ma c'è qualcosa d'altro. Teniamo questo. Per cui dobbiamo far uscire l'azienda con un progetto industriale. Se non lo fanno loro, lo facciamo noi. E invece in Italia o comunque sul mercato non esistono aziende o gruppi che potrebbero essere interessati alla vostra cantiera di produzione? No, in Italia no. Qualsiasi qualche interessamento di qualche altro gruppo internazionale, però l'azienda questo lo sta smettendo in questo momento. Cioè l'azienda dice che ha già provato a vendere? No, l'azienda dice che non ha nessun interesse in questo momento ad andare a fare fusione con altri gruppi. Loro tecnicamente che cosa fanno? Interrompono questa produzione e quindi fermano la linea che fa questa carta. E proseguono a loro dire con l'altra macchina continua che fa un altro tipo di carta. Questo problema, questa situazione non è innanzitutto una situazione che è di qualcuno o di qualche partito o di colore politico o di qualche sindacato, è il problema di un paese, di una comunità. Vedere come i rappresentanti sindacali si siano mossi nel modo veramente migliore, quello di creare una comunità attenta a condividere, a vivere questa sera la solidarietà, l'attenzione. Dobbiamo proprio continuare a far capire che qui c'è di mezzo il futuro di un paese, di una comunità. Certo, lo ribadisco, è molto importante che ogni partito e ogni sindacato faccia tutto quello che è possibile, perché è da lì che noi possiamo avere la soluzione di questo problema. Oggi penso che sia veramente difficile affrontare questo problema, però io vorrei ricordare ai signor sindaci, ma in modo particolare al nostro signor sindaco Righettini, essendo anche un lavoratore della cartiera. Signor sindaco, se vuole un mio consiglio, ma penso di interpretare anche il pensiero di tutti i cittadini, questa area, lei diceva, la vincoliamo perché resti area industriale. Io direi che quando farà il consiglio aperto si faccia un documento che non solo i 5-10 anni di vincolo, ma lo vogliamo per 100 anni, come hanno fatto la storia di questi 100 anni nella nostra fabbrica. E questo documento deve essere
mandato dall'amministrazione all'amministrazione, al di là di qualsiasi colore politico. Solo così e con l'unità di tutti difenderemo veramente questo posto di lavoro. Grazie. Settecento anni di storia alle nostre spalle ci guardano. Anche un solo posto va difeso, perché una volta che questo posto di lavoro è scomparso non tornerà mai più. Quando faremo il consiglio comunale, qua in questa zona, dove ribadiremo quello che è stato detto da Saverio e da altri, cioè il forte vincolo su quest'area della cartiera, vi voglio altrettanto e ancora più numerosi. Siamo uniti, una comunità unita, e una comunità unita devono tenerne conto la politica, devono tenerne conto le istituzioni e deve tenerne conto l'imprenditore. È chiaro che questo è un segnale importante e continuiamo così fino a quando riusciremo ad avere risultati. Io spero davvero che domani a Vicenza l'azienda al tavolo ripensi e riveda questa scelta. Lo penso davvero, lo spero davvero. Se non sarà così, è chiaro che dovremo ritrovarci e continuare la battaglia. Grazie ancora. Io brevemente, perché abbiamo parlato fin troppo, una speranza. Io nel camminare con voi e essere qui con voi mi è venuto in mente immediatamente un riferimento. Quei minatori cileni che sono stati salvati ieri, un dramma che indubbiamente è diverso rispetto a quello che abbiamo, stiamo vivendo noi. Però quell'esempio di una comunità unita, cioè tutti solidari al fatto che bisognava avere un obiettivo di salvare quelle persone. Se siamo uniti tutti insieme per questo obiettivo, io penso che ce la possiamo davvero fare, solamente se abbiamo appunto questa idea che è possibile far tornare indietro questo piano di ristrutturazione e fare in modo che questa azienda non abbia la possibilità di avere un grande futuro per quanto riguarda il proseguo nei prossimi anni. Ed è per questa ragione che io penso tutti quanti dobbiamo essere consapevoli che è una battaglia di grande responsabilità di ognuno di noi, da parte del sindacato, da parte della politica, di costringere quelli che hanno deciso di fare delle speculazioni, che le speculazioni non si fanno sulla pelle dei lavoratori e delle lavoratrici, ma bisogna che in questo territorio venga salvaguardato i posti di lavoro e la possibilità di produrre dal punto di vista industriale. È per questo che dico che davvero stasera è un messaggio molto chiaro che diamo alla proprietà. Domani c'è un incontro, vedremo come finirà questo incontro, però è chiaro, deve essere chiaro a tutti, non passerà la logica di chiudere un'azienda così importante su questo territorio, ma soprattutto anche per quanto riguarda la nostra provincia. Grazie. I lavoratori della mensa e gli alpini confidando il rifresco che sulla destra del palco.